Salve, di base sono Mauro Simonetti e oggi voglio parlarvi di qualcosa. Dal titolo del video dovreste già averlo capito tutti. Il videogioco può essere considerato come forma d'arte? In realtà sembra essere un concetto estremamente semplice, composto principalmente da due macrogruppi: chi è dentro il mondo del videogioco e darebbe un pieno sì come risposta, e chi invece ne è fuori, per motivi che possono essere di età, di abitudine o di qualsiasi altro tipo, che risponderebbe con un secco no, magari anche ridendo per l'assurdità della domanda. Diversi video che ho visto sull'argomento, sia di chi è pro sia di chi è contro, non mi hanno mai pienamente soddisfatto. Si tende ad aggrapparsi a concetti troppo generici. Chi dice, voi vecchi di merda non capite un cazzo, i videogiochi sono il futuro, o chi dice, Super Mario e la Gioconda non possono essere paragonati. E in generale trovo molto poco esaustiva la concezione di arte che ne deriva da questi ragionamenti. Quello che vorrei fare quindi è cercare di trovare un filo specifico, esempi specifici, definizioni più tecniche possibili e cercare di non lasciare nulla al caso, mettendo i piedi in tutte e due le scarpe, sia di chi appoggia questo tipo di tesi, sia di chi invece la ripudia totalmente. Ovviamente in descrizione metterò tutti i link relativi ai dati e ai numeri più precisi di cui parlerò. Quindi, parliamo. Prima di tutto, cosa rende un videogioco videogioco? La definizione dell'enciclopedia Treccani recita: dispositivo elettronico che consente di giocare interagendo con le immagini di uno schermo. Uno dei primissimi esempi di videogiochi, come sappiamo tutti, è Pong del 1972, creato da Nolan Bushnell e Alan Alcorn. E in realtà non è vero, Pong non è neanche uno dei primi esempi di videogiochi, dato che non è nient'altro che la copia di un altro gioco uscito solo pochi mesi prima, appartenente alla Magnavox Odyssey, di fatto la prima vera console di videogiochi mai uscita sul mercato casalingo. Ovviamente tutto questo si è evoluto in una disputa legale che ha reso molto più felice la Magnavox di circa $1,5 milioni, ma questa è un'altra storia. La cosa importante è che questo momento è stato il punto di partenza per tutta l'industria videoludica mondiale, che nei successivi 50 anni non farà altro che espandersi ed evolversi, fino ad arrivare a livello odierno, riuscendo a passare da questo a questo, da questo a questo, da It's questo closed. a questo. O questo, questo, e questo, 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 e questo. Persino questo, o questo, 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 ma soprattutto questo. Il videogioco è indubbiamente un medium, una forma di comunicazione, un linguaggio che, come tale, ha bisogno dei suoi codici specifici. L'interazione è alla base di questo linguaggio. L'input del fruitore è necessario affinché il messaggio possa essere letto. In parole povere, serve un giocatore. Il gioco non si gioca da solo. Da qui, uno dei primi punti di critica al concetto di videogioco come medium capace di essere arte, ovvero, l'interattività non può mai essere arte. L'opera ha bisogno di essere già compiuta in sé, senza il bisogno di un input esterno. Il che potrebbe essere un pensiero assolutamente lecito, se stessimo parlando però di una concezione di arte vecchia almeno di un secolo. Questo è il momento in cui c'è bisogno di parlare di. Oggi voglio parlarvi di Alan Kaprov, artista americano di metà Novecento, ritenuto artista anche dalla sua pagina Wikipedia, se vogliamo sottolineare l'opinione pubblica in merito. Continuando a rimanere su Wikipedia per evitare di entrare in un discorso troppo astratto, Alan Kaprov ha contribuito a sviluppare l'arte nella sua dimensione installativa ed è stato uno dei fondatori del Happening nei tardi anni 50 e 60. In pochissime parole, cos'è un'installazione? È un'opera d'arte, solitamente di tipo tridimensionale, che fa uso di forme espressive di qualsiasi tipo in un determinato ambiente. Cos'è un Happening? Nelle parole di Kaprov stesso, inventore del termine, è un evento che semplicemente avviene. Un gioco, un'avventura, un numero di attività ingaggiate dai partecipanti per il gusto di giocare. Per arrivare a un discorso più pratico, l'esempio migliore possibile è Yard, risalente al 1961, poi ripetuto in più occasioni nel corso dei 50 anni successivi.
Yard è un'installazione, un happening, che consiste nel riempire un luogo X di pneumatici per automobili, dando la possibilità al pubblico di passarci attraverso, lasciando a loro la scelta di evitarli, o di prenderli e spostarli, o farci quello che vogliono. L'obiettivo dell'opera è proprio quello di lasciare al pubblico libertà di interazione in un ambiente controllato, dandogli la possibilità letteralmente di giocare con lo spazio che l'artista gli ha messo a disposizione. Negare quindi all'interazione e al gioco un ruolo all'interno dell'arte, tra virgolette, seria, corrisponde a mettere in discussione almeno 70 anni di arte contemporanea. E fidatevi se vi dico che, per il bene di tutti, non conviene a nessuno mettere in discussione 70 anni di arte contemporanea o si finisce per uscire più scassati di prima. Immagino perfettamente cosa si potrebbe star pensando a questo punto. Allora il videogioco, per essere videogioco puro, dovrebbe essere solo interattività e basta. Eppure ci sono videogiochi con intermezzi pseudo-cinematografici, se non addirittura filmati, videogiochi che fanno ricorso continuamente al dialogo scritto o alla musica, persino videogiochi che si rifanno alla pittura. No. Negare a un linguaggio, perché arte o non arte, alla base di tutto è di questo che stiamo parlando, un linguaggio. Negare a un linguaggio la possibilità di attingere da uno o da tutti gli altri tipi di linguaggi comunicativi è praticamente impossibile. I libri, se lo richiedono, possono avere immagini al loro interno, i film possono avere testi, la musica può contenere intermezzi recitati, il teatro può avere dei supporti audiovisivi, le sculture possono essere dipinte e così via, e questo non rende per forza il medium meno efficiente, ma semplicemente più esplorabile nella sua totalità. Tornando al discorso precedente, un'altra critica che sento spesso muovere al videogioco come potenziale medium artistico è: i videogiochi sono creati solo come gioco, per divertire e intrattenere, quindi non possono essere arte. Il che, anche, è un pensiero assolutamente lecito. Ma a questo punto vorrei rispondere con una domanda. Cosa significa divertirsi? E una provocazione. Cosa significa intrattenersi? Un film è intrattenimento. Un brano musicale è intrattenimento. Un'opera teatrale è intrattenimento. Un dipinto, una statua, una danza, una poesia, sono tutte tecnicamente intrattenimento. Ma non intendo questo come una critica, attenzione. L'intrattenimento è una parte fondamentale della vita di ognuno di noi. L'essere umano sembra aver bisogno di momenti in cui è semplicemente fermo a non far nulla di fisicamente rilevante o utile o strettamente collegato alla sua sopravvivenza, ma in cui sta recependo qualcosa, una storia, un messaggio, un'idea. E non abbiamo nemmeno bisogno che sia un intrattenimento piacevole, anzi, siamo disposti a guardare un film che ci spaventi, leggere un libro che ci faccia intristire, ascoltare una canzone che ci faccia venire voglia di spaccare le macchine con rabbia. Paragonare tutti i videogiochi a Call of Duty, nota saga di sparatutto in prima persona, dicendo ma tanto è tutto uno spara-spara, come fa questo a essere arte? È come paragonare l'intero cinema a Fast and Furious, o tutto il mondo della letteratura ai libri scritti da youtuber, o la danza a Pepe Fetish che balla la sigla di Evangelion. Dire che il videogioco è fatto solo per far passare del tempo in allegria significa semplicemente non conoscere abbastanza il medium, specialmente il modo in cui si è sviluppato negli ultimi 30 anni e i prodotti nati da questo sviluppo. E questo è un discorso che potrebbe essere esteso a tutto, dalla creatività delle trame fino al "i videogiochi sono solo violenti", per cui ci vorrebbe un'altra ora di monologo a parte. A questo punto sono costretto a fare degli esempi pratici. The Last of Us, videogioco del 2013, inizia con una scena molto familiare, un padre single che, nel giorno del suo compleanno, riceve un regalo da parte di sua figlia. Quello che ne segue è il giorno zero di un'epidemia, che di lì a poco porterà quasi tutta l'umanità a diventare dei, tra virgolette, zombie. Eppure, il vero inizio della storia del protagonista, il padre, non è davvero questo. Nel corso dei primissimi minuti di gioco, siamo tenuti prima a giocare nei panni della figlia, per poi passare a quelli del padre, che la porta con sé in braccio per scappare dalla catastrofe attorno. In questo modo, il nostro rapporto con questi due personaggi, che stiamo in un certo senso interpretando, aumenta. Pochi minuti dopo, ci troviamo faccia a faccia con un soldato, il quale, dopo aver ricevuto l'ordine, spara ai due. Il padre sembrerebbe essere intatto, ma la figlia è stata colpita. Così, lui la vede morire davanti ai propri occhi, tra le proprie braccia, che in questi minuti sono diventati anche le nostre braccia.
Il motore della storia è tutto qui, dato che ritroviamo il protagonista dopo 20 anni completamente cambiato in un mondo completamente diverso. Il fatto che siamo stati direttamente coinvolti in questa storia giocandola ha inevitabilmente reso il nostro legame con questi personaggi più forte di come sarebbe potuto essere stato con un qualsiasi altro medium. O meglio, direi forte ma in maniera diversa. Non credo ci sia stato davvero qualcuno che ha provato divertimento durante una sequenza del genere, realizzata ad arte per calarti il più rapidamente possibile in un contesto crudo, brutale e senza speranza. Lisa, del 2014, costringe continuamente il giocatore a prendere scelte molto drastiche, come sacrificare permanentemente i propri compagni di squadra, oppure perdere allo stesso modo permanentemente un proprio arto, fino al termine della partita. Scelte che influiscono non solo sulla storia, ma anche e soprattutto sul gioco stesso, dato che perdere un arto vuol dire dimezzare la propria forza, quindi affrontare con ancora più difficoltà un gioco già di per sé molto difficile. In questo caso, la difficoltà del personaggio di vivere in questo mondo e portare a termine il suo viaggio è esattamente la stessa del giocatore nell'arrivare fino ai titoli di coda, traducendo quindi anche nel linguaggio del gioco una caratteristica che sarebbe potuta essere stata solo storia. Drakengard, del 2003, ha probabilmente una delle storie più deprimenti per l'epoca in cui è uscito, unendo elementi fantasy con alcune visioni dell'umanità decisamente pessimistiche, oltre a tematiche quali... in realtà non credo di poterle dire ad alta voce su YouTube, o mi bloccano il video e mi sparano dopo 2 secondi, ma per farvi capire. Da molti critici è ritenuto essere visivamente uno degli antesignani di Game of Thrones in quanto a tematiche, quindi immaginate le robe che succedono in Game of Thrones, quelle più scioccanti, quelle che vi hanno fatto dire ma si può fare questa cosa in TV? E pensate che Game of Thrones è una serie TV che è finita nel 2019 e cercate di immaginarle in un videogioco per PlayStation 2 del 2003. Ovviamente non è esplicito, non avrebbe mai potuto, ma è suggerito al punto giusto. Come abbiamo visto, questo tipo di immersività può essere data da elementi che appartengono alla sola storia fino ad arrivare al gameplay, ovvero il gioco puro. Questo è già un nuovo modo per comunicare determinati messaggi e stati d'animo, un modo che nessun linguaggio precedente avrebbe mai potuto realizzare. Tutto ciò non è qualcosa che nasce spontaneamente o a caso, ma frutto del lavoro di un enorme numero di persone, nel caso di giochi a budget più alto, o nel caso contrario di poche persone, ma dalle competenze creative e drammaturgiche comunque immense, e da una passione verso il proprio lavoro altrettanto smisurata. Ma da tutto questo deriva il fatto che, ovviamente, in gran parte dei casi, arrivare a un risultato tecnicamente alto in tempi pratici vuol dire anche coinvolgere un numero molto alto di professionisti in ogni possibile ambito artistico e tecnico, oltre che ovviamente informatico. Data questa molteplicità di individui coinvolti nella realizzazione di un progetto, che in casi di produzioni di altissimo livello come Grand Theft Auto 5 del 2013 può arrivare a contare fino a più di 1000 persone da studi sparsi in tutto il mondo, molti hanno trovato lecito arrivare a questa particolare critica nei confronti del videogioco come medium artistico, ovvero: il videogioco non è autoriale. Non essendo il lavoro di un'unica persona, non è espressione di un pensiero unitario e personale, quindi non può essere arte. Tralasciando il fatto che pensare questo vuol dire non capire come funziona il cinema, dato che Il Padrino non è stato fatto da una sola persona, Quarto Potere non è stato fatto da una sola persona e La La Land, come potrete aver intuito, non è stato fatto da una sola persona. Ma pensare che il videogioco non sia autoriale, di nuovo, vuol dire semplicemente non conoscere abbastanza bene il medium. E quindi, di nuovo, ecco un'altra lista dei primi esempi che mi vengono in mente. Approfondire questi personaggi singolarmente richiederebbe ancora un altro video, ma il mio discorso è che ognuno di loro ha contribuito a farsi un nome nell'industria, dando ai propri progetti un taglio molto personale e quindi quasi immediatamente riconoscibile. Si tratta di persone che decidono coscientemente di passare notti insonni pensando e ripensando, pur di arricchire il proprio lavoro di dettagli, attenzione e quindi in generale cuore. Persino lavorando con grandi budget e grandi team, riescono a fungere da veri e propri registi, guidando i lavori fino alla realizzazione di una visione che alla fine è unica e quindi unitaria. Ma ci sono anche altri che non si trovano a proprio agio con l'idea di lavorare in gruppo, quindi decidono di imbarcarsi in viaggi solitari molto più lunghi pur di creare qualcosa che sia al 100% personale e non compromesso, senza filtri esterni.
Si tratta di approcci diversi, non si sta parlando di meglio o peggio, sono tutti ugualmente validi. E questa passione verso il proprio lavoro è facilmente riconoscibile dal pubblico. Non a caso, tutti gli autori precedentemente menzionati sono stati quasi sempre sinonimo di grandi vendite o comunque grande seguito da parte degli appassionati. A questo proposito, questa è un'altra critica che viene spesso mossa al videogioco come medium artistico, ovvero i videogiochi sono fatti solo per i soldi, quindi non sono arte. Allora, l'industria musicale mondiale nel 2018 ha incassato la bellezza di 19 miliardi di dollari. Quella cinematografica, lo stesso anno, 42 miliardi. Quella videoludica, più di 130 miliardi di dollari. Screditare qualcosa per il solo fatto di essere estremamente proficuo è stupido. Con questo ragionamento, la musica dovrebbe avere più rispetto del cinema, visto che in quell'anno ha incassato meno, e quindi gli scrittori di saggi sulla storia della Corsica, che a occhio e croce guadagnano meno della musica, dovrebbero avere ancora più rispetto e così via. In realtà avevo un altro paio di riferimenti ironici, ma penso che il messaggio sia chiaro. Per quale motivo credete che esista l'industria cinematografica, o quella musicale, o le gallerie di arte contemporanea? Siamo realisti per un secondo. L'arte, come tutto, senza soldi non andrebbe da nessuna parte. Michelangelo non penso abbia fatto la Cappella Sistina a gratis. È vero, è stato un lavoro a cui ha dedicato ben 4 anni della sua vita, anni che poteva spendere a fare lavori ben più semplici e meno impegnativi, eppure ha deciso di spenderli così, perché sentiva quel bisogno insostenibile di avere qualcosa di importante da dire, ma allo stesso modo anche ricevere il big check della Chiesa Cattolica dell'epoca che, diciamocelo, avrebbe fatto vedere il Signore a chiunque. 4 anni di lavoro di questo tipo richiedono il loro giusto compenso. È vero che il bisogno di creare a volte è più forte di qualsiasi cosa, ma da come mi risulta anche mangiare è abbastanza importante per l'essere umano, o no? E non c'è niente di meglio che poter vivere del proprio lavoro. In realtà, da questo punto di vista, il ragionamento tra soldi e validità artistica è un ragionamento spesso un po' troppo italiano, dato che nel resto del mondo non mi sembra possa fregare tanto a nessuno quanto prendono i cantanti, o meglio, quanto questo possa intaccare il loro essere artisti. In Italia invece abbiamo questa presunzione per cui le cose ci dovrebbero spettare quasi per diritto innato, come gli stronzi che si sono indignati quando Spotify eliminò tutti gli account piratati, lamentandosi del prezzo e inneggiando a un'utopia di arte gratuita per tutti. Ma sto divagando. Una critica che vorrei muovere io, o meglio, una giustificazione che posso comprendere relativamente a perché il videogioco viene difficilmente considerato come medium artistico, è che la fascia di riferimento della maggior parte dell'industria è troppo limitata. In che senso? Per quanto miliardi di statistiche abbiano appurato che, tra console, PC e mobile, tutte le fasce d'età, dagli 0 ai più 40, passino del tempo consistente a giocare, oggi il videogame come brand tende per il 99% dei casi ad essere mirato soprattutto ad un pubblico molto giovane, con un'attenzione particolare verso la fascia 18-24. Questo, tra le altre cose, a cosa porta? Al fatto che la stampa e la critica specializzate finiscano per essere quasi sempre fin troppo limitate a questa esatta fascia, cercando di risultare il più giovanili e fighi possibili, alienando quindi già alla base adulti che vogliono semplicemente essere trattati come adulti. Invece, ad esempio, la stampa specializzata relativa al cinema, alla musica e in generale allo spettacolo è molto più seria, trattando le cose di cui deve trattare, in teoria, in maniera onesta e autorevole, senza cercare per forza un pubblico specifico. Dall'altro lato della medaglia, questa difficoltà nell'essere presi seriamente è diventato forse il maggiore punto di forza nell'evoluzione del videogame come medium. Mi spiego meglio con un esempio. Prendiamo in considerazione il cinema, un'istituzione artistica oggi praticamente indiscussa, i cui operai sono tutti artisti indiscussi e che quindi nessuno riesce più davvero a mettere in discussione. Il cinema è attualmente seduto sui propri allori, non ha più la stessa rilevanza culturale, sociale, politica che poteva avere 30-40 anni fa, e i suoi stessi autori molto spesso sembrano essere solo artistucoli pretenziosi che tentano di capitalizzare su idee troppo ermetiche per il solo gusto di impressionare i critici. Ovviamente non sto dicendo è tutto così, ma bisogna ammettere che quello di cui sto parlando succede. Contemporaneamente a tutto ciò, negli ultimi 20 anni, le serie TV, che fino a prima sono state quasi sempre la ruota di scorta dell'intrattenimento audiovisivo, hanno iniziato a dire «Oh,
Ma perché cazzo dovremmo continuare a essere la ruota di scorta dell'intrattenimento audiovisivo? Per cui da eterni secondi hanno iniziato a lavorare duro per arrivare fino al primo posto. E possiamo dire tranquillamente che ci sono riusciti, considerando il rinascimento creativo in cui stiamo vivendo da 15-20 anni a questa parte. Per i videogiochi il discorso, secondo me, è quasi esattamente identico. Anche loro sono partiti da zimbello dell'intrattenimento, mentre oggi si sono fatti un nome decisamente rispettabile, non soltanto a livello economico, ma soprattutto se consideriamo quante sono le persone che vedono il videogame come medium comunicativo sempre più interessante. Gustavo Santaolalla, compositore premio Oscar di film come Amore Sperros, 21 grammi e Babel, è passato a comporre musiche originali per The Last of Us e il suo seguito. E viceversa, Disaster Piece, compositore noto per videogiochi come Fez e Hyper Light Drifter, è stato personalmente voluto dal regista del film It Follows per comporne la colonna sonora, per poi tornare in Under the Silver Lake, che, tra le altre cose, è andato anche al Festival di Cannes. Attori come Jack Black, Norman Reedus, Lea Seydoux, Mads Mikkelsen, Ellen Page, William Dafoe, Liam Neeson, Takeshi Kitano e anche Kevin Spacey, ma in questo momento storico forse non è il caso di renderlo uno degli esempi principali, si sono prestati con la propria voce o con le proprie fattezze fisiche per recitare in diversi videogiochi, trovando interessante sperimentare questo nuovo tipo di lavoro, che fino a 15 anni fa non esisteva nemmeno. Guillermo del Toro, regista premio Oscar per La forma dell'acqua e Il labirinto del fauno, ha collaborato per realizzare P.T., un breve teaser giocabile di quello che sarebbe dovuto essere stato Silent Hills, progetto che poi è stato successivamente cancellato. John Carpenter, regista di classici come Halloween, Fuga da Los Angeles, La Cosa e Grosso Guai a Chinatown, ha non solo collaborato nella realizzazione di Fear 3, ma ha anche espresso interesse nell'adattare in futuro la serie di videogiochi Dead Space al cinema. E, notizia fresca fresca, Hideo Kojima, di cui abbiamo già parlato, farà parte di una delle giurie del Festival del Cinema di Venezia di quest'anno. Con questo non voglio dire, ah guardate, persone serie hanno detto queste cose di videogiochi, quindi di conseguenza anche i videogiochi sono seri, ma semplicemente per farvi capire che è tutto interconnesso, e nell'era di oggi essere così fissati sulle barriere è da stronzi. So perfettamente che è un tema delicatissimo. A fare discorsi sull'arte si finisce sempre per accappottarsi. Cos'è l'arte? Arte è ciò che la maggior parte delle persone credono sia arte, o quello che un ristretto gruppo di persone, ma dal patrimonio spesso molto alto, pagano come arte. Arte è tutto, e arte è niente. Questo è più arte di questo? E chi lo decide? Tu? E chi sei tu per dirlo? I critici? E chi sono loro per sminuire il fatto che qualcosa mi emozioni più di un'altra? Se la domanda ora è, che emozioni dovrebbe darmi questo? Ti propongo un'altra domanda. Che emozione dovrebbe darti questo? I fratelli Lumière, in teoria gli inventori del cinema, non credevano che quello che avevano creato potesse essere arte. Gli impressionisti venivano presi per il culo alle loro prime mostre. Van Gogh non era nessuno prima di essere morto. Alla prima de La Sagra della Primavera di Igor Stravinsky, gli spettatori erano così indignati che sradicarono le poltrone del teatro. Milioni di storie e milioni di taccuini chiusi in altrettanti cassetti potrebbero essere arte, ma dato che nessuno lo sa, nessuno può dirlo. Arrovellarsi in questo ragionamento pretendendo di essere logici è come pretendere di essere logici e matematici sulla religione e sulla fede, si finisce solo per accappottarsi. Io stesso non mi sento di star offrendo una soluzione finale, anche perché le soluzioni finali non esistono e qualcuno l'ha imparato a sue spese, ma semplicemente dire la mia sull'argomento, cercando di scendere a patti con i detrattori e far capire che esiste almeno un altro modo di vedere le cose, e un altro modo ancora, e un altro modo ancora, e infiniti altri. È solo che non sopporto lo snobismo di chi sminuisce qualcosa di nuovo solo perché non riesce ad applicarci i suoi canoni vecchi, soprattutto quando si finisce per ragionare in termini di museo o comunità di esperti. È limitante. Le regole cambiano, i canoni si evolvono. Ad esempio, a me fa cagare la realtà virtuale. È una cosa che ha zero attrattiva ai miei occhi e che, per questioni legate soprattutto ai prezzi troppo alti delle apparecchiature apposite e alla scarsissima offerta di prodotti davvero validi, al momento non considero avere futuro. Ma potrei essere smentito, chi lo può sapere? In fondo, registi cinematografici globalmente considerati come seri del calibro di Terrence Malick e Alejandro González Iñárritu si sono interessati a questo tipo di linguaggio,
Magari potranno creare qualcosa di interessante e far evolvere il medium provandoci, a loro volta ispirando altri a provarci e così via. Quello che vorrei cercare di dire è che appellarsi a termini troppo accademici in maniera insistente e rifiutando in maniera categorica tutto quello che non è possibile riscontrare nel comfort di un libro di testo porta solo a una visione delle cose estremamente limitata. Essere integralisti non porta da nessuna parte, figuriamoci quando si tratta di intrattenimento, anzi, al massimo preclude da quelle che sono le infinite possibilità di racconto. E per quale motivo tu stai guardando questo video di merda? Se non per avere una fetta di questo infinito. Magari per avere conferma di una cosa che già pensavi, o semplicemente per vedere come se la passa la concorrenza. E per quale motivo io sto facendo questo video di merda, se non per partecipare alla creazione di questo infinito?